sparava del gas lacrimogeni al CS. Allora, bisognerebbe avere almeno il pudore di chiamare le cose con il loro nome, perché i gas lacrimogeni sono una cosa, i fumogeni sono un'altra. Allora, questa cosa qui noi ve lo chiediamo veramente, diciamo, in nome della verità e della correttezza bisognerebbe essere così gentili queste cose da farle arrivare, ecco, perché se no non funzioniamo mica bene. L'altra cosa è proprio quella che hanno sparato deliberatamente addosso alla gente cercando di colpire gli occhi, forse un po' invasati da qualche idiota che accecava la gente a, al Cairo, in Egitto. Ecco. Allora, io credo che queste cose siano veramente criminali, non siano delle cose accettabili. Allora, ci sono i video, ce ne sono ormai centinaia di video in giro, e si vedono chiaramente che questi sparano addosso alla gente. Perché uno che spara in questa direzione non può dire che sta facendo la parabola, spara addosso. E sparano veramente per colpire la gente. Allora, adesso aspettiamo che Numa scriva una mail fasulla come Alessio a qualcuno che ha perso un occhio dicendo: ah, ci dispiace, ti ho proprio visto che cadevi sopra uno stecco per terra e magari ti sei perso l'occhio da solo. Questo vuol dire le cose che si stanno anche facendo e che si sono già fatte. Però chiediamo almeno che ci sia la correttezza di scrivere le cose come stanno. Allora, voglio ricordare che i gas sono dei lacrimogeni e lacrimogeni al CS. E quindi sono vietati dalle convenzioni mondiali da usare in guerra, combinazioni vanno bene usarli contro i propri cittadini nel paese dove li usano. Allora, a me sembra veramente che qualcuno sta cercando di alzare il livello dello scontro, e questo è stato fatto indubbiamente anche grazie alle parole del nuovo ministro degli interni. Perché il nuovo ministro degli interni ha detto che bisogna avere il polso molto duro, perché bisogna evitare che con queste misure decisamente impopolari nei confronti della gente si possa poi avere delle proteste per queste misure, quindi bisogna prendere provvedimenti e bisogna avere il polso molto duro. Ecco. A me sembra che si sta esagerando un po' in Val di Susa, perché la prima preoccupazione non è quella del cantiere, ma è quella di evitare che il movimento notava venga assunto a livello di bandiera, a livello nazionale.